Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa Giochirino ha fatto un'immensa cagata perché ha lasciato la stazione di polizia e quindi insomma ho lasciato delle stanze incomplete senza manco visitarle, cioè proprio la stupidità umana rappresentata da me. Nei commenti mi avete comunque detto che più avanti, però molto più avanti, ci sarà concesso di ritornare qui, quindi magari ci sarà permesso di terminare quello che non ho terminato, per cui questo mi fa tirare un lieve sospiro di sollievo. Io come sempre ringrazio tutti quelli che nei commenti stanno lì pazientemente ad analizzare i miei errori e a dirmi no Giocherina non devi fare così ma devi fare colà, quindi grazie mille ragazzi sempre per tutti i vostri meravigliosi consigli. E quest'oggi, prima di registrare, Christian alias Krazen, che saluto, mi ha consigliato di fare particolare attenzione. Ovviamente non mi ha spoilerato nulla, però mi ha voluto mettere in guardia sul fatto che ci sarà una sorta di boss, il quale però non può essere ucciso, quindi mi ha consigliato semplicemente di risparmiare munizioni. Non mi ha detto dove sarà e cosa sarà, quindi io comunque non so cosa aspettarmi, però mi ha detto che lo capirò da sola e in quel caso quindi mi ha consigliato di non sprecare munizioni, perché a lui è successo di usarle praticamente tutte con lui e quindi poi si è ritrovato nella cacca più avanti nel gioco, quindi diciamo che ci ha tenuto al fatto che ovviamente io portando la serie poi non è che mi posso trovare in difficoltà a causa magari di una cosa che non so, per cui io lo ringrazio davvero nell'anima per questo consiglio. La volta scorsa ragazzi eravamo arrivati qui, avevamo appunto lasciato delle ultime cose nella cassa. Io non c'ho manco più colpi per il fucile, è possibile? Ma posso crearmene? Scusate, adesso che ci sto a fa caso. Polvere da sparo? No, non ce l'ho la polvere da sparo, quella più buona. Vabbè, allora io direi una di portarcela ragazzi, perché non si sa mai. Però mi avete consigliato comunque di buttare gli oggetti che hanno la spunta, proprio per evitare che occupino spazio inutile, visto che comunque non ci serviranno più. Mi è stato detto che posso associare, insomma, combinare anche pianta verde con pianta verde. Insomma, ragazzi, come sempre... Ah, no, ce li ho i colpi per fucile, non so questi. Quanto sono stupida, vabbè, sono solo 4, però meglio di niente. Quindi mi avete consigliato di fare attenzione a diverse cose. Questo lo scarterò. Ecco fatto, comunque la nostra salute per adesso sembrerebbe essere abbastanza a posto. Penso di aver preso tutto quello che magari ci sarebbe da portare con me, per cui non perdiamo più tempo. La volta scorsa eravamo arrivati appunto qua. Allora, cosa abbiamo qua? Facciamo attenzione come sempre. Ma qua da dove sono venuta? Ma sono deficiente? Aspettate un attimo. Ah, quanto sono stupida! Iniziamo proprio bene, yeah! Ok, quindi devo continuare di qua. Sì, è vero, è vero, è vero. Devo salire questa scala. Infatti mi ha appena pure salvato la partita. Oddio, Gesù. Ho paura, ho paura. Leo, stai attento, con cautela, esci con cautela. E là? Yuhu! C'è nessuno? Piano. Merda! Questo mi doveva far intendere che cosa ci sta. Che cosa sono? Lupi, cani, che cosa diavolo sarebbe? Quell'ululato, che cos'era? Cioè, no, non lo so, Non lo so, ditemi voi, perché... la cosa è stata abbastanza inquietante, direi. Qua posso far qualcosa... Ragazzi, non cominciate a fare sti rumori della minchia, per favore. Qua è ovviamente chiusa. Perfetto, ok, qui siamo nel parcheggio. Qua non si può uscire, ci sono questi altri due ingressi di qua. Che meraviglia, comunque. Guardiamoci bene intorno. Ricarica un attimo, Leo, perché qua mi puzza tantissimo de merda. Te lo dico proprio così. Guardiamoci bene intorno. Chissà se sto cancello si potrà aprire in qualche modo. Non ce l'ho il biglietto, mi sono scordato di farlo. Vedete, bisogna inserire una carta, ragazzi, una tessera perlomeno.
Diavolo, serve la tessera. Bel cagnolino! Scherzo! Bel cagnolino! Aiuto! È pure il cane, no, però! Aiuto! Aiuto! Ehi! Chi è? Chi sei? Sta attento! Chi è? Ecco. Ammazza! E questa chi è? Abbassala. Minchia, che figa! FBI! Azzo! C'è sta pure l'FBI in mezzo! Grazie. Vabbè, ma amore o no, sto cazzo di cane! Per l'aiuto. Grazie, sì. Strano, tu sei ancora vivo. Ehi, FBI, bella, ma sai con chi hai a che fare? Qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene, smetti di fare domande e vattene da qui. Fra la gente segreto figo e maledetto? Non lo so come si può definire. Ehi, ma lei se ne va. Non abbiamo finito. Ma lei se ne va. Se n'è andata, non mi ha manco cacato. E il cane! Accidenti, che schifo, minchia se so... No, c'è pure i cani, no però, ragazzi. Comunque quella porta un attimo fa era chiusa, perché lei magicamente si è aperta? Questa non l'ho capita. Davvero non ho capita, qua pure è chiusa. E che palle grosse, che cosa serve? Dice? No. Va bene, allora intanto guardiamoci un attimo intorno, vediamo se riusciamo a recuperare qualche oggetto utile. Hai visto che ti ha salvato il culo quella bella donna orientale? Perlomeno sembrava, aveva gli occhiali da sole, ma i tratti erano quelli. Cos'è questa melma schifosa che scende così lentamente giù per il muro? Non lo so, una bibita fresca magari? Mi piacerebbe. Qua già non mi piace, Oh merda pupazza, qua già non mi piace, va bene? Non so, dove devo andare prima? Non lo so ragazzi, io... vabbè! Io già ho paura, Già tutto questo non mi piace. Ok, c'è una pianta qua. Non mi fate scherzi da merda, Mi raccomando. Niente scherzi del cavolo. Pianta blu. Può essere utilizzata... per rimuovere le tossine. Ok, la pianta blu quindi serve tipo... antidoto, diciamo così. Questa è aperta? Permesso? C'è nessuno qua? Okay, che cosa c'è? Polvere da sparo! Sì, qualità alta! Perfetto! Adesso sì che posso fabbricarmi delle belle cartucce per fucile. Peggio per voi! Peggio per voi! Qua c'erano delle gabbie. Chissà perché qualcosa mi dice che quelle gabbie si apriranno da un momento all'altro, è vero? Mi volete far credere che non è così? Qua dentro ci sta un bel gattino. Salve, bei cuccioloni, che belli che sono. Sono così amichevoli. Merda. Statevi fermi, Che cavolo. State buoni. Cosa abbiamo di qua? Il canile, ok. Ho preso tutto quello che si poteva prendere, davvero. Però qua c'è un'altra porta. State buoni, che se no mi arrabbio. Se mi arrabbio non è bene. Per voi, ovviamente. Allora. Vabbè, ma sto posto è immenso. Qua che cosa abbiamo? Una saracinesca. Ci serve, ovviamente, una leva. Diciamo, una manovella, eccola. Eccola, un cavolo. Qua è l'obitorio. Ma siccome non c'erano già abbastanza morti qua in giro, lo so che tu ti alzerai. Cioè, non c'ho alcun dubbio su questo. Referto autoptico, perfetta. Maschio, 39 anni, trovato morto nel letto di una cella dal personale. Mani sono contratte per rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse ritenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione.
Accidenti! Bravo, sei te? Oddio. Che cosa volete che faccia qua dentro? Non sul serio, ragazzi. Ci stanno già abbastanza morti qua in giro, non vi pare? Cioè, non so. Ho finito qua dentro? No che non ho finito. Ci deve essere qualcosa qui intorno. Volete davvero che io interagisca con questo? Ma siete dei maledetti. Ah, che schifo. Oddio. Ok. Ok. Va bene. Scusa, amico. Tanto a te questa non te serve, vero? Ok, combina. Perfetto. Ma devo aprirli tutti? No, ma che veramente è stata di... Io li richiudo dentro questi, Cioè, a me non me ne frega niente, perché già ci abbiamo abbastanza qua e così, voglio dire. Che cavolo. Vabbè. Ecco. È bloccata. Cazzarola, perché è bloccata? Maledetti, maledetti. Rendere le cose un po' più facili, no, E voi direte, minchia, è più facile di così. Vabbè. Ma che cavolo. Oh, che schifo. Oh, che schifo. Oh, che schifo. Oh, pure questo no, Pure gli insetti giganti no, No, posso accettare tutto, posso accettare i cani putrefatti, posso accettare qualsiasi cosa, ma gli insetti giganti, no, ok? E non ve lo ripeto, non ve lo ripeto, ok, questi sono bloccati, ragazzi, però qua è ancora incompleto, forse posso aprire anche questi? Sì, che meraviglia, non mi fate trovare altre di quelle merde, Non mi fate trovare altre di quelle merde. È finito? Muoverti o che cosa vuoi fare? C'è qualcosa? Oddio, ragazzi. No, sembrerebbe che tu non abbia assolutamente niente. Va bene. Ciao. Ok. Niente insetti, Niente insetti, ve lo ripeto e ve lo ripeto di nuovo. Eccolo qua, ammazza quanto è grosso questo. Perché è così grosso questo? Che gli devo fare? Che gli devo fare? Che perché mi costringete a fare questo? La chiave, la chiave di quadri, raga. Va a cagare! Tu e tua sorella! E lo sapevo! E vabbè! Perché non gli esplode! Vabbè, ok, c'è pure l'altro qua. Sì, ma... quanto resistono? Quanto resistono sti pezzi di merda! Senti, Oh, vaffanculo! Pure tu... aiuto! E sono due! Oh, merda! Oh merda, vabbè, io dovevo aprire ancora questo. Cioè, non lo so, ragazzi, perché cavolo mi dovete intracciare così. Perché? Ok. Ma perché questi ci vedono? Cioè, comunque mi hanno fatto sprecare un sacco di colpi. Lo so che voi mi avete detto, stai attenta a non sprecare i colpi, brutta scema che non sei altra. Ok. Fatto sta, oddio. Fatto sta che ho trovato la chiave di quadri. Anche quella mi serviva nella centrale. Ragazzi, siete ancora lì voi, Fate i bravi. Fate i bravi. Qua mi serve la manovella. Ok, non ci resta che uscire. Ok, ok. Con calma, con calma. Recuperiamo la calma, non è successo niente. Ho usato due granate stordenti nella stessa stanza. Va bene, non fa niente. Ok, non mi resta che andare di qua allora. Sì, sì. Vediamo cosa abbiamo qua. Chi è? Chi è? È il poligono. Non smaltimento. Nota smaltimento attrezzatura. Attenzione. Chiave piegata e inutilizzabile. La chiave della volante. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. Della volante 7439. Magari mi serve ricordarmelo. Direi di sì. Si può esaminare. Aspetta, amico.
Che cos'ha questa scatola? Wow, scatola di latta, possiamo aprirla? Che cosa contiene questo meraviglioso scrigno? Ah, eccola qua. Una chiave molto consumata, perfetto, direi di prenderla. Salve! Vabbè! Quanta gente c'è qui dentro? Minchia, ma quanti siete? Ragazzi, dovete smetterla di fare le feste senza di me! Capito? Ok, cerchiamo di darci una mossa, di vedere che cosa abbiamo di qua. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambine e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di modo usarli per il tiro al bersaglio. La cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super mega ultra pericoloso, non fatelo, mi raccomando, ci vediamo allo zoo. Ok, ma di questo effettivamente a noi che cazzarola ci interessa? Adesso sì, posso usarla. Ah, serviva pure qua, fantastico. Ok. Permesso? C'è nessuno qui? Scusate ragazzi, ma ho un po' di fretta. Rullino. Ok, dopodiché non è che mi resta poi tanto spazio, ragazzi. Mi è rimasto soltanto uno slot. Che palle. Allora, la chiave direi di lasciarla un attimo qua. La chiave, se la pianta. Qua che abbiamo. Ok. Minchia com'è buio qua dentro. Questo è il pupazzo di Mr. Raccoon. Che devo fare? Lo devo colpire? Wow. Ok, caccia al crocione, meraviglioso. Raga, vabbè, da quando sapete aprire pure le porte? Ah, perfetto, sanno pure scavalcare. Meraviglioso, però qua c'è qualcosa. Forse, aspetta, non so se mi considera tutta quest'area incompleta per sta pianta. Non lo so, fatto sta che qua non è che ci sta più niente. Ragazzi, scusate, ma io vi devo lasciare, eh. Ah, aspetta, no, di qua ci sono stata. È stato un piacere avere a che fare con voi, sicuramente. Va bene, allora, devo continuare. No, di qua no. No, devo continuare di qua. Ah, chissà perché tutta quest'area non mi piace. Allora, qua è stato bloccato tutto. L'ingresso, qua che cosa abbiamo? Ammazza, oh. Ah, è chiusa. È bloccata, che cosa ci serve? Oh! Ragazzi, mi avete rotto tre quarti dei minchia adesso, ve lo dico proprio così. Vabbè, sì. Continuate a fare il casino che vi pare. Allora, vediamo un attimo. Io ho la chiave di una volante. Che quale diavolo sarà la volante? Sarà quell'auto là? Probabilmente, quella accesa. Probabile che di sì, insomma. Allora, io direi di un attimo di andare di qua, perché qua adesso la porta si è aperta grazie alla nostra fantastica amica dell'FBI. Salve. Sì, tu rimani un attimo ancora a dormire lì, eh. Qua che posso trovare? Colpi. Mi piace. Fin quando troviamo colpi io sono la persona più felice del mondo. Allora, minchia, la zona delle celle. Ah, c'è la mappa. Aspettate, come ho fatto a non vederla? Scusatene. Eccola qua. Cos'è questa? Ah, ok, la mappa, perfetto. Va bene, pensavo fosse questa più grande. Ok, come non ho detto, pensavo fosse la tessera per aprire là il cancello. Sarebbe stato fin troppo facile. Sì, ragazzi, sì. Avete ragione voi, qua è chiuso. Oh, se mi girano le palle comincio a usare il fucile, eh. Capito? Ma per aprire queste porte mi serviranno delle chiavi o qualcosa. Che schifo sto posto. Oddio ragazzi, oddio. Non ci voglio stare qua, non mi piace. È pieno di mostri. Scusa amico, sono tutte chiuse. Dovrò trovare un mazzo di chiavi, qualcosa probabilmente. Ma la tipa che è venuta di qua, questa aprirà tutte le celle. Oh merda, e come faccio contro tutti sti pezzi di merda? Ah, questa è la porta. Come faccio? Beh, devo abbassare quella leva. Suppongo che serva a questo, perché se no, a che cosa potrebbe mai servire? Oh. E là? Ma lei è ancora sano? Ehi. Salve, buon uomo, non salve. Non posso crederci, un essere umano. Infatti. Ciao, umano. Sei qui da Ciao. È abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi. Gli unici no, però. No, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. Beh, a meno sì. che non stia aiutando Irons. Irons? Eh? Il commissario Irons è ancora qui. Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Ah, che sì? vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui.
Ah. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Ah, un giornalista. Penso che io avrei fatto lo stesso. Oh, oh. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. Che è l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Ah. Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, stai scherzando, lì, siamo vero? Entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire. Hai perfettamente ragione, merda. Amico. Arriva. Oddio, cosa? Che cos'è? Chi arriva? Avanti. Dai, non fare lo stronzo. Ne avrai bisogno. Ma chi tirami è? Fuori da qui, cazzo! Ma che cazzo è? Oh Cristo santo. Oh. Oddio, cos'era? Chi va là? Ah, sono è la figa io. Di prima. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Madre mia. Ti ho detto di andartene. Oh! Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Ah. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parliamo. Ma perché me la devo grattare io la rogna, scusa? Mi chiamo Ada. Tu dove cazzarola vai, Ada? Dove vai? Torna qui. Ecco, vedi. Vale ancora il patto. Vedi, Leon, ma tu sia maledetto. Perché non gliel'hai preso quando potevi prenderglielo? Che palle. Che cosa diavolo? Che schifo. No, ma io mi sto ancora chiedendo cosa diavolo era quel coso. Wow. Ah, questa è la manovella che ci serve lì. Quadro elettrico, celle. Ah, ecco, è fuori uso, quindi comunque non potremo aprirle. Potrebbe il responsabile occuparsene più presto. Come ormai noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo ci serviranno quei componenti per quadro elettrico fuori produzione. Alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Addendum, ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di quei componenti. Il tizio è venuto a riparare la campana della torre dell'orologio. Dovrebbe averne un altro. Qualcuno può chiederglielo cortesemente? Allora, quindi mi devo ricordare la sala del generatore, quindi ci servono due di sti componenti. La sala del generatore e la torre dell'orologio? Dove diavolo sarebbe la torre dell'orologio? Vabbè, questa mi serve. Questa mi serve, sì o sì, meno male, c'ho giusto uno spazietto. Vedete? Ok, è qua che mancano i componenti di cui stiamo parlando. Fatto sta che, ragazzi, è un bel problema. Devo tornare a mettere la manovella lì. Solo che a me mi servirebbe pure una cazzarola di cassa. Eccola qua, infatti, vedete, ragazzi, è di qua la sala del generatore. Qua ci sono delle scale, probabilmente si potrà andare su. Beh, 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 beh. Devo tornare a svuotare un po' di cose nella cassa, ragazzi, perché probabilmente mi servirà pure spazio. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo un attimino. Io direi, non so se sta chiave adesso mi servirà, sinceramente parlando. Questa dell'auto, ora come ora, non mi serve, per cui la metto un attimo da parte. Quella blu, non lo so, il rullino non sviluppato pure direi di lasciarlo. Dopodiché le assi di legno non so quando cavolo mi potranno servire. Io direi di lasciare le due piante, ragazzi, queste due piante, va bene. Allora, riorganizziamo un attimo l'inventario, che vedere le cose sparse mi dà fastidio. Ok, ecco fatto. Allora, salviamo, visto che ci siamo. Perfetto, 4 slot liberi, direi che mi possono bastare, almeno mi auguro. Torniamo di sopra e andiamo, ragazzi, a inserire la manovella nel suo apposito vano. E chi c'è qua? Perfetto. Tac, 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 manovella, manovella, manovella. Ecco fatto, adesso sì che possiamo avere accesso lì alla sala del generatore, perlomeno a quell'area lì. Ok, ogni volta, ragazzi, è un'incognita questo maledetto gioco, non so cosa diavolo aspettarmi, ve lo giuro. Allora, qua non c'è niente, perfetto, accediamo alla sala del generatore. Salve,
Ragazzi, c'è qualcuno qui? Sì. Figuriamoci, no? E figuriamoci, dov'è l'attrezzo che mi serve? Questo? Scatola componente elettrico, ok, perfetto, è quello che mi serve. Io potrei anche andarmene, ma immaginavo che la stanza non fosse terminata, perché lì c'è una pianta verde e sono curiosa di vedere se qua intorno c'è qualcos'altro. Ragazzi, niente sorprese? Non mi piacciono le sorprese, per niente. Mi ha appena salvato la partita. Perché mi ha salvato la partita? Qua possiamo interagire, oh mio Dio. Ma che cavolo? Aspettate. Ah, forse devono restare nell'area rossa, è possibile? Oh mio Dio, bisognerà fare vari tentativi, suppongo. Allora, proviamo varie robe. Ecco fatto. Oh, ho aperto qualcosa. Merda! Oh merda, eccolo là il cane, lo sapevo. Oh Gesù. Non posso manco attivare degli interruttori che subito qualcuno se la prende. Ciao bel cane! Oh, ho sprecato un colpo alla cazzo dei cane, proprio nel vero senso della parola. Comunque ho attivato questa porta. Sì, ok. È quella che ha le scale che portano su, quindi probabilmente... Vabbè! Minchia, ma prendere di mira sti cani è impossibile! Ah, che cavolo. Minchia. Se ogni volta così quei cani sto proprio nella merda secca, ragazzi, eh. Nella merda secca da cui è impossibile uscire. Oh. Però sta stanza comunque non è completa. Forse perché qua c'è la pianta, probabile. Prendiamola. Ok, c'ho ancora due slot liberi, dai. Possiamo permetterci di portarla con noi. La salute sembrerebbe essere abbastanza a posto. Ok. La stanza però è ancora incompleta. Perché? Che mi sta sfuggendo? C'è qualcosa che mi sfugge. Ah! Un altro... Ah, polvere da sparo, perfetto. Però non posso combinarla con niente. Poi mi rimane solo uno slot libero. Che faccio? Sperando comunque di non doverla usare la pianta verde, magari può anche essere che la userò. Vabbè, la porto con me, dai. Perfetto, così la stanza è a posto. Ecco qua ancora. Rimani lì. Rimani lì, fermo così. Oh, che c'è? Merda. Eccolo là, eccolo, che fa il giro. Oh! Te devi dare una calma. Vabbè, ma quanti cazzarola ce ne stanno? Vieni, che bel cagnolino, vieni. Vabbè, sta facendo il giro l'altro pezzo di merda. Adesso me lo trovo qua, vero? Tanto io comunque devo rifare il giro da dentro al canile. Che bella grandissima notizia, vero? Vero, vero, vero. E te la sei cercata, figlio mio! Cavacca miseria. Ok, 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 ok. Devo recuperare un po' di tranquillità, perché così proprio non si può. Ok. Porca vacca! Ma quanti sono? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Mi sono liberati tutti. Sono liberati tutti. Pezzi di merda. Ecco qua. Ok. 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 No, 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 no. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Cane di merda. Io che sono animalista, mi fate proprio odiare però, Lasciatelo dire. Dai. Benissimo, adesso è possibile accedere. Che meraviglia, ragazzi. Se avete intenzione di farmi altre sorprese della cippa. Oh mio Dio. Chissà dove ci porta sta scala. Io spero verso la torre dell'orologio. Mamma mia.
Gigante sto cavolo di posto. Allora, qua c'è stanza caldaie, stanza interrogatori, stanza osservazione. Ah no, questo è il primo piano che sto a guardare. Ma dove sono? Scusa. Ma sono in un'ala della centrale di polizia. Ah, what the hell? Ragazzi. Yuhu. La pianta. Qua c'è una scatola, una cassa, ma che meraviglia! E qua? Saletta tipo di gioco, ma che è? Oh, perché? Perché questa musica incredibile e meravigliosa? Proiettili calibro. Ok, prendiamolo. Aspetta, aspetta, che gli ha fatto ai miei proiettili? Che gli ha fatto ai miei proiettili? Vabbè, che io li avevo finiti, effettivamente. Ok, li avevo finiti. Sono proiettili più potenti. Un fusibile. Ok, sto prendendo tutto, tanto qua abbiamo la cassa. Che altro c'è qua? Ok, c'è della polvere da sparo potenziata, perfetto, cominciamo a lasciare robe qua dentro perché se no mi sa che stiamo nella cosiddetta cacca, merda, pupù. Ok, prendiamo pure questa. Ok, direi di fabbricare dei colpi per fucile, se è possibile. Ok, proiettili normali. Qua c'è una pianta, perfetto, è una stanza di salvataggio, grazie al cielo. Ok, depositiamo questo. Questo dispositivo ci servirà. Io non so ancora se portarmi sta maledetta chiave. Pure la manovella comunque sembrerebbe essere ancora utile perché non c'è alcuna spunta. I proiettili per pistola ne abbiamo abbastanza. Mentre per fucile non abbiamo proprio una ceppa di niente. Per cui combiniamo questo con questo. Voilà. Possiamo combinare questo con questo. Voilà, perfetto, perfetto. Almeno abbiamo recuperato un minimo. Dopodiché direi di tenerci le cose come stanno, anche se sta chiave, vi ripeto, io non so se sinceramente adesso mi serve, però fa niente, dai. Ok, sistemiamo bene tutto. A posto, ragazzi, oh, sono contentissima di aver trovato sta sala di salvataggio e con, insomma, la cassa e tutto il resto. Probabilmente per andare verso la torre dell'orologio, chissà dove diavolo devo andare. Sarà una torre, se è una torre bisogna andare comunque in alto, ragazzi. Vabbè, ovviamente aspetto come sempre i vostri consigli e suggerimenti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dopodosci a tutti, ragazzi, la giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!